Ciao ragazzi, assurdo ma vero, ho portato mia mamma al paintball. Beh, è finito in una maniera che non mi aspetto perché mi ha sparato qui. Infatti, se vedete anche adesso, ho la faccia leggermente normale, ma prima qui c'è un ingonfiamento perché mentre correvo mi ha sparato qui. Ma dopo lo vedrete nel video. Ricordo di iscrivervi, di lasciare like e partiamo subito con questo video. Mia mamma deve essere qui a reagire con me e anche a spiegare la controparte femminile della squadra. Però problemi da donne, di qua e di là, e quindi niente, la faremo da soli. Ma partiamo subito e vediamo cosa abbiamo combinato. Salutiamo le telecamere, salutiamo. Siamo messi sul fondale dello zio Pippo qua. Qua sotto. Io non vedo un cazzo, la Ruiz. Prendi il centro. Abbiamo fatto diversi game, maschi contro femmine. Inizialmente siamo partiti noi da sinistra e loro da destra, se non erro. Scrivi nei commenti se trovi l'easter egg, il costume strano di uno dei giocatori. Fammelo sapere nei commenti se l'hai trovato. Che poi ero dalla parte del sole, quindi non vedevo completamente niente. Però vabbè, ho provato a fare qualcosa. Infatti nella prima partita sono andato bello pesante. Gente che arrivava da ogni lato, gente che correva in mezzo alle casette, non si stava andando su. Urla a caso. Mia mamma intelligente mi sgama, ma le donne non l'ascoltano. Ed è questo infatti che le porterà alla rovina. Arrivò, pam pam. Mia mamma fuori, colpita. Prima ad avvisare, prima ad uscire tra l'altro. Ed ecco la ragazza di mio fratello che esce fuori. E me ne sono fatto 2 su 5. Scendo in fondo. C'era l'ultimo atomo. Bam, esce il braccio. Maria Pia colpita. Che in realtà non l'ho colpita nel braccio, ma l'ho colpita qua. Qua, distrutta. E partiamo con il secondo game. Dove le ragazze un attimino avevano capito come muoversi. E infatti diciamo che non finisce nei migliori dei modi. Ero messo lì, non sapevo che fare, dico vado avanti, vado indietro. Poi non si vedevano, nessuno capiva dove erano ste ragazze. Cercavo di sparare, fare qualcosa, ma niente. Ho detto vabbè, non si vedono, cerchiamo di raggirarle, giro intorno, magari vediamo cosa riusciamo a fare. Ciao, oh, che mi stavo dando. Ma che sono? Oh, la bambina mia. Lancio uno scudo, dico magari prendo qualcuno, magari è una funzione intelligente, distrae. Niente. Mia mamma mi colpisce precisamente qui e mi distrugge in mezza faccia. Che poi è assurdo come mi abbia preso, dice che non stava neanche mirando. Tanto mi ha preso e mi ha distrutto la faccia. E alla fine 2 contro 1 e Maria Pia, mia mamma contro il mio fratello, mia mamma pusha una dannata, guarda che la mia mamma infame. Niente, alla fine colpiscono mio fratello e quindi noi uomini perdiamo la seconda partita. Guarda lì come festeggiamo, tutta con me. Mi ha distrutto la faccia. Ti abbiamo fatti fuori. Invece, ultima partita dove le riprese sono un pochettino così, non ho capito benissimo come sono finite. Vabbè, più o meno c'è un senso, adesso ve lo spiego io. Niente, io sempre nella torretta, con il sole in faccia, non capivo un cazzo, mi do la staccionata davanti. Bordello. Maria Pia Buscia, io scendo dalla torretta e dico, dobbiamo fare qualcosa. Con il sole in faccia non capivo niente. Sparo alcuni colpi. Da quel cazzo di barile sparo mezz'ora con l'altra tizia, non so chi era. Niente, bloccato. C'era forse Maria Pia di nuovo messa là sotto che sparava. Non si muoveva mai. Dico basta, provo a pusharli. Niente. Successo il delirio in questa partita. Non capivo. E niente ragazzi, poi è finita così perché non ho più trovato un senso a questa partita. È successo tutto completamente a caso e non lo so, le riprese si sono sballate completamente. Ma io voglio proporvi una cosa. Potremmo organizzare un torneo di paintball con gli iscritti e la mamma. Quindi iscritti contro mamma. Potrebbe essere una cosa interessante. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa. E in caso potrei parlare con il proprietario del campo e vedere di riuscire ad organizzare qualcosina. Secondo me è molto interessante. Ma ragazzi, io vi saluto, grazie per aver visto tutto il video
lo apprezzo, vi ricordo anche di iscrivervi, di lasciare like se ancora non l'aveste fatto, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!